monumento icona di Trani, la cattedrale e il cielo blu che questo pomeriggio sarà si tingerà della bandiera tricolore, il verde, bianco e rosso. Spettacolo della pattuglia acrobatica nazionale, ieri già le prove, sono col comandante Massimiliano Salvatore. Com'è stato l'accoglienza del pubblico? Bene, innanzitutto buongiorno a tutti. L'accoglienza in Puglia è sempre eccezionale. Ieri abbiamo avuto le prove della manifestazione che si terrà oggi dalle ore 16 alle ore 17. L'intervento della pattuglia acrobatica nazionale è prevista alle ore 17, sarà mezz'ora di emozioni e di spettacolo. Ecco, questo spettacolo che unisce tutte le generazioni, incanta sempre tutte le generazioni, dagli adulti ai più piccoli. Qual è il segreto? Ma il segreto sono 60 anni, 64 anni di storia acrobatica, sono gli anni da quando è nata la nostra pattuglia acrobatica nazionale, che negli anni ha creato uno spettacolo sempre più emozionante, no? C'è tanto tecnicismo, gli aerei sono sempre davanti al pubblico, c'è un'alternanza tra formazione e solista, ci sono incroci e ricongiungimenti e quindi il pubblico rimane incantato, estasiato dai tecnicismi del nostro spettacolo. La figura più bella forse è quella del cuore, oggi anche la festa della mamma. Sì, esatto, una delle figure più conosciute è quella del cuore, esprime tutto il sentimento verso i nostri spettatori, verso la nostra amata Italia, ma approfittiamone per fare gli auguri a tutte le mamme d'Italia, a mamma Nautica e anche alla mia mamma. C'è uno spazio animato con dei simulatori, ci sono dei diciamo visori 3D, per avvicinare anche le nuove generazioni, come rispondono? Sì, assolutamente sì, l'Aeronautica Militare è una forza armata proiettata verso il futuro, è molto vicina alla tecnologia, penso che sia l'ambiente ideale per un giovane che vuole cimentarsi e avventurarsi in un mondo davvero molto stimolante. E da Trani è tutto lì nello studio.